fine del campionato e dopo aver riconquistato la leadership solitaria con la vittoria nel derby con il Concordia, l'Unione Venezia cerca a mezzo corona altri 3 punti per il salto verso i professionisti, cercando magari di approfittare dello scontro diretto tra Delta, Porto Tolle e Legnago. Una partita infrasettimanale come quella dell'andata in cui maturò la prima sconfitta stagionale per gli arancio-nero-verdi. Ma vediamo com'è andata in terra trentina. Da Gallo il pallone per Mirri in profondità verso Oliveira che controlla, tocca per Lauria, spazio Lauria, si avvicina alla tre quarti, appoggia alla destra per Grifoni, pronto Grifoni con il cross, Zubin, manca clamorosamente il pallone di testa, il mezzo corona mentre dall'altra parte, attenzione Oliveira che entra in area dal lato corto, il sinistro, la parata da parte di Fracalossi, cross di Silvestri sul primo palo, la palla schizza ed è Zubin che mette in rete. Ma vediamo, l'arbitro ravvisa un'irregolarità. Pronto Scantamburlo con il cross, anzi è un tiro direttamente con palla che spiove di poco alta sulla traversa. Facevamo ancora 0-0, Pellizzari fa partire il cross, attenzione sul palo lontano, il colpo di testa di Mele. 0-0 il punteggio con Crafa. Il pallone al limite dell'area per Oliveira, il tocco per Florian, poi Grifoni dal limite. Tuito da Florian al 20°, siamo al 28° adesso con Oliveira all'interno dell'area, il cross per Zubin, il tiro, la parata con i piedi da parte di Fracalossi. Corre Zubin facendosi vedere ma spazio Grafa, andare in progressione dando a Florian. Florian vede solo all'interno dell'area Zubin, la girata. È una vera e propria ciabattata. Sì, al 42° c'era questa grande opportunità per Davide Scantamburlo. La barriera ci sembra estremamente vicina e sta ulteriormente avvicinandosi. Batte Scantamburlo, palla alta sulla traversa. Poi è fermato invece Florian, batti e ribatti. Attenzione, Chagi, il tiro deviato da Mirri. È iniziato da circa 10 secondi il secondo tempo tra Unione Venezia e Mezzo Corona, qui a Mezzo Corona il punteggio resta sullo 0-0 dei primi 45 minuti, partita che ha visto l'Unione Venezia creare diverse opportunità, anche un gol annullato a Zubin, ma appunto il punteggio rimane quello di parità. Adesso c'è un calcio di punizione per gli arancio-nero-verdi battuto da Scantamburlo, la girata di Oliveira, gol! Unione Venezia in vantaggio dopo 36 secondi nel secondo tempo, il gol, la girata volante di Oliveira sul cross di Scantamburlo da punizione ed è il vantaggio per gli arancio nero verdi. Dalla bandierina parte Silvestri, ancora il pallone all'interno dell'area, il colpo di testa di Florian con palla alta sopra la traversa. Adesso ci prova con il cross Florian verso Silvestri, il controllo, il tiro strozzato di poco sul fondo del mezzo corona, poi il lancio in profondità di Pellizzari, la chiusura di testa di Mirri, poi l'intervento di testa di Tait che dà a Clementi, il tiro al volo che passa di pochissimo a lato della porta difesa da Gallo. Il calcio di punizione viene fatto addirittura arretrare di circa 5 metri rispetto al punto dove è stato commesso all'irregolarità da parte dei difensori dell'Unione Venezia. Battuta punizione da Fischnaller per Crestani. Mele fa partire il cross, attenzione Clementi che fa sbucare il pallone, il tiro di Clementi clamorosamente a lato. Altra pressione più alta da parte dei giocatori dell'Unione. Lancio per Tait marcato da Crafa, poi Mele di prima, attenzione per Clementi che va via a Mirri e tira fuori sul primo palo.